ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi, ragazzi, siamo qui. Sono qui per riportarvi un'indiscrezione di mercato che non dico avrebbe del clamoroso, però sarebbe molto interessante, molto suggestiva nell'eventualità in cui si concretizzasse. Prima di dirvi però di chi stiamo parlando, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet ufficiale www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, vi do il nome o vi do prima qualche indizio? Vi do qualche indizio. Allora, facciamo così. Negli ultimi giorni il DS della squadra per cui gioca questo calciatore ha detto che non sono sicuri di riuscire a tenerlo in estate, che non sono sicuri che resti l'anno prossimo. In abbinamento, più o meno casualmente, a queste parole sono uscite delle voci, delle indiscrezioni che vedono sul ragazzo due squadre italiane, tra cui il Milan, e una squadra straniera, più precisamente inglese. Credo che a questo punto avete capito che stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, il quale, insomma, le cui qualità sicuramente non sono in dubbio. Tiago Pinto ha detto qualche giorno fa che non sono sicuri che Zaniolo resterà con la Roma l'anno prossimo e che non sono sicuri di riuscire a trattenerlo. Contestualmente sono uscite le prime voci, le prime indiscrezioni che vedono la Juve, il Milan e il Tottenham interessate al ragazzo. Le qualità di Zaniolo non sono in discussione. Vero è che però, da quando è scoppiato, diciamo, da quando è esploso, calcisticamente parlando, complici infortuni gravi, complici dei periodi un po' di appannamento, diciamo, non proprio positivi e roba varia, il ragazzo non ha mai, a mio modo di vedere, mantenuto le promesse. Si è sentito più per atteggiamenti extracampo che prettamente calcistici. E tolto questo, parliamo pur sempre di un 99 dalle indubbie qualità e che sicuramente in quella zona di campo, e quindi parliamo dell'auto di destra, rappresenterebbe un bel innesto, sia rispetto a Messias, che sinceramente credo non venga riscattato. Sul brasiliano è bella la storia, è bello tutta la parabola per cui è nato nella povertà, ha lavorato, è arrivato tardi nel calcio e tutto quello che vuoi, però alla fin dei conti, non credo sia da Milan, sinceramente, e rappresenterebbe un upgrade anche rispetto allo stesso Saelemaekers, detto che comunque sia i due potrebbero rappresentare per la stessa zona di campo due tipologie di giocatori diversi da usare a seconda anche delle situazioni. Ripeto, al momento, ripeto, al momento parliamo di voci, anche se l'indiscrezione che Maldini avesse chiesto informazioni su Zaniolo, diciamo, questa voce già mi arrivò tempo fa, già 2 o 3 mesi importanti fa. Da qui a dire che ci sia una vera e propria trattativa e che Zaniolo vestirà rossonero, chiaramente ce ne passa, anche perché la Juve sembra sempre avere un non so che di mistico sulle altre squadre. Le altre squadre della Serie A, quando sentono che la Juve è interessata, sembra che
Lo so, glielo devono cedere per forza. E sarebbe sicuramente un bell'innesto per una zona di campo che non trova un vero e proprio titolare certo, fisso titolare, e un proprietario, ecco, mettiamolo così, che però potrebbe rispondere al nome di Nicolò Zaniolo. Non si è parlato di cifre, non si è parlato di anni, non si è parlato di incontri. Siamo allo stadio primario, quello delle voci, quelle delle indiscrezioni che tanto possono essere verificate, tanto possono essere smentite. Questo è giusto, è chiaro ed è lecito chiarirlo. Detto questo, sarebbe sicuramente e notevolmente un upgrade per quella zona di campo. Lui, ovviamente Botman, Renato Sanchez a posto di che sì, è un attaccante. Insomma, sarebbe un mercato importante. Vediamo, rimaniamo sempre qui pronti ad aggiornarvi. Ora però concentriamoci al derby. Tra poco vedrete, o magari già l'avrete visto, il video di Lollo che vi parla dei derby per lui più belli, però credo rispecchino tanto i vostri gusti. Rimanete aggiornati, ci vediamo domani per il pre-partita, per le analisi, le pagelle, poi ci sarà anche il derby femminile. AC Milan Inzaghi su tutto, vi racconteremo e vi riporteremo tutto. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan. Ora e sempre.